Cosa succede quando il successo e il denaro diventano una trappola mortale? L'attacco di Selvaggia Lucarelli a Fedez rivela dettagli scioccanti sul suo comportamento autodistruttivo. Sei pronto a scoprire la verità? Lascia un like e iscriviti al nostro canale per non perdere i prossimi video. Selvaggia Lucarelli è conosciuta per essere una figura polarizzante nel panorama mediatico italiano. La sua ultima opera... Il vaso di Pandoro ha suscitato grande interesse, analizzando il fenomeno dei Ferragnes e il loro declino causato dalle inchieste sulla beneficenza farlocca. Lucarelli non esita a puntare il dito contro Fedez, descrivendolo come una 'falena attratta dalla luce del successo e dei soldi'. Questo comportamento, secondo lei, lo porta a bruciare velocemente i rapporti umani. Fedez con la sua ossessione per il denaro e il successo, finisce per vampirizzare le persone a lui vicine, solo per poi allontanarsi. Ma perché Lucarelli sembra preferire Chiara Ferragni? La risposta è sorprendente, la ritiene umanamente meno peggio. Nonostante la superficialità e il bisogno di sostegno di Chiara, Selvaggia vede in lei una figura meno problematica rispetto a Fedez, che appare intelligente ma profondamente autodistruttivo. Il libro di Lucarelli non risparmia critiche ai Ferragnes, evidenziando come siano stati accecati dall'avidità e dall'adorazione dei fan sui social. La loro immagine di difensori del giusto e del buono si è sgretolata, lasciandoli vulnerabili alle critiche e alle accuse di beneficenza falsa. Selvaggia Lucarelli ci offre uno spaccato inquietante del mondo dorato ma fragile dei Ferragnes. Fedez. Con la sua spirale autodistruttiva, rischia di trascinare con sé tutto ciò che ha costruito. Cosa ne pensate? Riusciranno i Ferragnes a risollevarsi o è troppo tardi? Lasciate un commento e fateci sapere la vostra opinione. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati.